Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, Gesù nel Vangelo d'oggi dà 3 ammonizioni, 3 istruzioni importanti per la prassi quotidiana di noi cristiani. Scandalo. Si tratta di parola o di atto che guida l'altro verso il peccato, oppure si porta all'altro un danno spirituale, oppure se questo scandalo si accetta, cioè se qualcuno non lotta contro lo scandalo. Quando l'uomo si allontana da Dio, come appoggio principale, allora calpesta, direi, tanti valori e fa tanti scandali. Lasciarsi al corrente della vita ti porta all'errore. Senza la lotta non possiamo vivere i principi cristiani, e Gesù stesso dice che è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui che a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Ogni uomo ha l'impegno di lavorare su se stesso, di continuare a vivere nel bene. La nostra fede deve diventare lo stile di vita. Per questo ci vuole la rinuncia e un continuo collegamento con Dio attraverso la preghiera. Il nostro cammino potrebbe essere come una guida tra i campi e le montagne. Dopo una strada dritta, liscia, arriva una curva, bisogna quindi stare attenti per poter fare questa curva bene. Dobbiamo stare attenti ai segni stradali che ci ammoniscono ai pericoli che seguono. La nostra quotidianità è simile a questo. Spesso sentiamo che i giovani, tra virgolette, si rilassano con alcol o droga. E hanno la scusa che lo fanno casualmente, qualche volta, per fine settimana, per certi divertimenti, per un sabato sera o per qualche compleanno. In tali situazioni permettono di essere guidati dall'alcol o chissà che cosa. Rinunciano alla propria ragione, rinunciano alla propria personalità per fuggire dalla responsabilità umana e cristiana, e fanno le cose incredibili, ma non sono più loro che fanno queste cose, ma è l'effetto
dell'alcol o della droga. Dio ci ha creati con le capacità che vengono usate solo qualche volta? No. L'unica persona sublime, secondo Dio, l'unica creatura, secondo Dio, è l'uomo. Se Dio ti ha dato la ragione, la libera volontà, perché fuggire sui livelli più bassi? E perché diventare un essere che segue l'istinto e distrugge l'immagine di Dio dentro noi stessi? Fratelli e sorelle, la seconda ammonizione, insegnamento nel Vangelo è il perdono, ammonizione e perdono. Non è facile ammonire perché abbiamo paura della reazione della persona ammonita, ma se ammoniamo nel nostro nome, molto probabilmente saremo frustrati e seguirà un fallimento, ma se ammoniamo nel nome di Gesù e nel suo spirito, saremo più accettati, accettati più facilmente. Sincerità, mitezza, benevolenza che Gesù ha mostrato nei suoi contatti deve essere il principio del nostro comportamento. E nonostante la formazione personale di un uomo, che siano cristiani o ateisti, neri o bianchi, quelli dell'Asia o dell'Europa, tutti hanno la stessa reazione. Cioè, quando Gesù invita a perdonare 70 volte 7 ed essere misericordi, tutti reagiscono in modo strano, è difficile questo. Di solito abbiamo due regole. Una regola quando a noi deve essere perdonato e l'altra regola quando noi dobbiamo perdonare gli altri. E per quanto l'uomo possa essere forte, morale, per quanto voglia costruire se stesso e la propria personalità, molto difficilmente vive questa richiesta di Gesù del Vangelo d'oggi. La vendetta dell'Antico Testamento spesso ci è più vicina e giriamo di solito in quel spazio invece che nello spazio dell'amore di Gesù e della sua generosità. È facile notare che vari evangelisti si avvicinano a questo tema in vario modo. Matteo, quando parla del perdono e dell'amore verso i nemici, si rivolge piuttosto alla tradizione ebraica che si basava sul giudizio, mentre invece Evangelista Luca mette al centro la misericordia di Dio e il perdono che ci vengono per mezzo di Gesù Cristo. Ma questi due momenti non sono opposti, ma ci fa capire l'atmosfera nella quale loro crescevano. Questo ci dà più libertà davanti a Dio e davanti agli uomini, cioè per mostrare il nostro modo personale, come ci sentiamo noi. Spesso si dice che i cristiani sono stretti nella mente, ma invece qui vediamo che abbiamo più possibilità, ma sempre rispettando la parola di Gesù. Adesso ci domandiamo che cosa significa imitare Cristo. C'è una condizione: mettere noi stessi alla disposizione sua per diventare la sua immagine, costruirsi come persone per poter reagire al modo suo. È proprio il compito della Chiesa, eh? Strappare l'uomo, il fedele, da tante prove e farlo disponibile per ciò che Dio vuole da lui. Il cristiano, negli eventi quotidiani,
I cristiani negli eventi quotidiani devono creare una terra fertile, un'atmosfera buona per poter diffondere la grazia di Dio. Imitare Lui significa guardare la realtà come lo fece Lui, essere disponibili. L'uomo cristiano sta attento che la sua risposta sia degna del suo nome, del nome cristiano. Non si tratta della spontaneità, ma di un parere del corpo e dello spirito. Zapravo, nije to nešto što povremeno, što će čovjek povremeno primijetiti. Questo non è qualcosa che l'uomo guarda qualche volta e poi continua la sua vita rilassata, ma è imitare Cristo nelle cose più semplici quotidiane. Fratelli e sorelle, il regno di Dio inizia quel giorno quando Gesù annuncia che Dio è Padre misericordioso. Lui proclama la misericordia del Padre presente nella sua persona, la stessa cosa chiede dai suoi discepoli, da noi, perdono che loro donano ai fratelli è il frutto dell'amore di Dio che li ha visitati. Questo è il segno del perdono di Dio in essi e loro partecipano nella grande misericordia di Dio. E cominciamo a somigliare a Dio, discepolo di Cristo, e colui che permette di essere cambiato attraverso i sacramenti per diventare ogni giorno sempre di più il figlio di Dio. Perciò la richiesta di Gesù di perdonare, di essere misericordiosi, non è per certi momenti, ma un comportamento perenne e continuo del nostro spirito. E questo può succedere soltanto per mezzo dell'amore di Dio. E ci domandiamo, ma chi può perdonare? Soltanto un uomo toccato da Dio, colui che riconosce che Dio stesso e forse anche l'uomo l'ha perdonato tante volte. Uomo debole non perdona mai, ma sente sempre dentro di sé il desiderio della vendetta. Il perdono, proprio per questo, è l'opera di Dio nell'uomo. Soltanto l'uomo moralmente forte può allontanare l'odio e perdonare. Senza distinzioni, senza differenze, e un tale amore esorta a operare ancora di più e cambiare il mondo. Gesù è esigente in questo. Viviamo nel tempo che non apprezza i valori morali, i principi cristiani, ma non dobbiamo essere confusi dal mondo che ci circonda. Il fatto è che i cristiani non hanno ancora superato la difficoltà di sentire la vendetta dentro di sé, ma non dobbiamo essere scoraggiati, anzi dobbiamo sforzarci di avvicinarsi sempre di più al Padre misericordioso e seguire il suo esempio dell'amore generoso. Il fatto è che viviamo tra due mondi, un mondo che ci attira verso la vendetta, quel mondo dell'Antico Testamento, e il mondo che ci ha mostrato Gesù Cristo. Quindi siamo tra la legge dello spirito e la legge del corpo. La nostra preghiera quotidiana del Padre nostro ci avvicina al perdono. Per essere esauditi nella preghiera, tutte e due parti della preghiera devono essere compiuti, cioè ci sarà perdonato quando anche noi perdoneremo ai nostri debitori. Se questa seconda parte non è realizzata, partiamo sempre dall'inizio
e il male continua. Il male possiamo bloccare con il perdono e con amore, e così in noi si realizzerà sia la misericordia sia il perdono, perché con la misura con la quale misuriamo realtà, uomini e cose, con la stessa misura sarà misurato anche a noi. E nella terza parte del Vangelo d'oggi Gesù sottolinea ai suoi discepoli l'importanza della fede, e questo è il fondamento del collegamento con Dio. Sono ancora troppo presi, gli apostoli sono ancora troppo presi dalle cose terrene, ancora sognano i loro posti privilegiati nel suo regno, ma non comprendono che lui parla a loro di una realtà nuova, molto più ricca, che li supera e manca a tutti noi. Attraverso quel granello di senape, attraverso una tale fede, posso conquistare la pienezza della misericordia di Dio, e che con Gesù sperimentare che tutte le porte del cielo sono già spalancate. Gesù rimprovera i discepoli perché si aprano di più alla grazia di Dio, cambiando il modo di pensare e di vivere. I discepoli stanno fissi sulla terra e Gesù invece apre la porta del cielo. Basta voler poco, sentire lo spirito del Maestro, e avremo tutti la pienezza per la nostra anima. Con questo piccolo granello di fede comprenderanno di poter spostare le montagne, sapranno ammonire, perdonare, proprio come lui ha insegnato, perdonare non soltanto 7 volte, ma 70 volte 7, e questo significa fino all'infinito. Fratelli e sorelle, tutte queste cose e questa chiamata è stata rivolta ai discepoli di Gesù dell'epoca, ma anche a noi che ci siamo radunati attorno al suo altare. Perciò rispondiamo alle chiamate di Gesù, che ci daranno una vita più benedetta, più felice. Come cristiani cerchiamo di essere una sfida positiva al nostro tempo. Sappiamo perdonare. Conservando la fede che porterà sia la pace sia il bene per ogni uomo. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio che ci ha perdonato i nostri peccati e perché possiamo essere capaci di perdonare gli uni gli altri. Signore, aiutaci di poter perdonare gli uni gli altri, preghiamo. Dona ai cristiani, Signore, di poter promuovere la Tua giustizia nel mondo, preghiamo. Signore, dona ai sacerdoti un cuore saggio perché possono guidare il Tuo popolo, preghiamo. Signore, dona ai nostri defunti la pace eterna del Tuo regno, preghiamo. Tutte queste preghiere che abbiamo pronunciato e quelle rimaste nel nostro cuore, accettale e esaudiscile per Cristo nostro Signore. Amen.